Ciao a tutti, io sono Daniele in arte e Smile from Godzilla e benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi parlerò dei motivi perché ho deciso di diventare un busker nel 2022. Ma prima facciamo un piccolo passo indietro. Nel 2018 ho creato il mio progetto musicale e Smile from Godzilla, grazie al quale ho girato in diverse città italiane per promuovere la mia musica. La mia è stata un'esperienza molto formativa, ho viaggiato parecchio, ho conosciuto tantissime persone, tantissimi posti nuovi e insomma un'esperienza indimenticabile, ma allo stesso tempo ho anche commesso degli errori di percorso, sicuramente per una mancanza di strategia e di mindset. Il mio carattere impulsivo sicuramente ha definito, ha sempre influito, diciamo, sulla mia vita, e così come nel mio progetto musicale. Ad ogni modo, comunque, quegli errori mi sono serviti per definire una linea, definire un percorso, sicuramente più consapevole. Contemporaneamente al mio progetto musicale, al mio progetto artistico di A Smile from Godzilla, ho portato avanti il discorso relativo all'arte di strada, al busking. Infatti, letteralmente ho preso la mia strumentazione e sono sceso per strada 3-4 volte a settimana in una stazione napoletana. In quella galleria, precisamente la galleria di Piazza Medeo a Napoli, quella galleria è diventata definitivamente il mio ufficio, un luogo sicuro. Sempre tra virgolette, dove ho potuto sperimentare, mi sono esibito spesso anche 3-4 ore al giorno, dove era appunto un luogo in cui mi sentivo a mio agio, dove potevo provare le mie canzoni e dove mi esibivo anche eseguendo delle cover di artisti conosciuti. Alcune cover, le preparavo a casa, mentre molti brani che poi sono entrati definitivamente nel mio repertorio sono nati proprio in quella galleria, quindi conservo un bellissimo ricordo di quel periodo. E inizialmente io cercavo, insomma, mettevo su due strade separate il mio progetto musicale e quello relativo all'arte di strada. Invece poi con il passare del tempo le due cose si sono unite e quindi portavo sempre di più le mie canzoni per strada. E paradossalmente diciamo l'impegno di artista di strada è diventato principale e ha superato la mera esibizione nei locali. Eccoci al tema portante di questo video, e quindi ecco i motivi per cui ho deciso di diventare un busker professionista. In questo video ho deciso di scegliere 5 punti per i quali vale la pena diventare un busker, i motivi principali che mi hanno portato a diventare un artista di strada. I motivi sicuramente non sono pochi, e forse il primo è stato quello di superare la timidezza. E, diciamo che in generale non sono mai stato una persona molto, molto sfacciata, ma la musica e il busking mi hanno permesso di esserlo in un certo senso, quindi mi hanno permesso anche di abbattere quel muro. Che in un certo senso negli anni è andato a scomparire. E insomma, la paura di posizionarsi in un posto o di iniziare la tua performance era davvero tanta, ma poi quando il fatto di averlo fatto per tanto tempo sicuramente mi ha reso le cose più semplici. Il secondo punto è sicuramente quello della promozione. Suonare per strada ti espone potenzialmente a migliaia di persone. E il tuo obiettivo sarà quello di attrarre anche un piccolo flusso, una piccola percentuale di quel flusso e di attrarlo in un certo senso, posizionando un cartello con tutti i tuoi canali social, potrai ottenere dei follower che ti permetteranno attraverso la condivisione di storie, di post, insomma, di aumentare la tua visibilità. Il fattore economico è sicuramente il terzo punto ed è un punto fondamentale. Il busking a tutti gli effetti è un lavoro, anche ben retribuito forse lo confrontiamo rispetto ad altri lavori, anche più comuni. Rispetto ad altri lavori, ad altri tipi di lavori, attraverso il busking ho guadagnato anche, a volte mi è capitato di guadagnare
anche 10 euro suonando solo un brano. E quindi in un certo senso è un lavoro molto imprevedibile, ma sicuramente il fattore economico è un elemento fondamentale in questo lavoro. Il fattore economico sicuramente è un elemento imprescindibile di questo lavoro, è un elemento fondamentale. Sicuramente non c'è bisogno di pensare costantemente al guadagno mentre si suona. Quando mi è capitato di farlo, ho guadagnato di meno, perché più in questo lavoro più sei nel momento presente, e quindi avremo poi modo di affrontare il discorso della meditazione, della mindfulness nel mondo del busking, più sei nel momento presente e più vivi la tua esperienza con consapevolezza e guadagnando anche di più. Il quarto punto è un punto fondamentale, è quello dei nuovi ingaggi, degli ingaggi. Il busking appunto ti permette, ti espone al grande pubblico, e nel grande pubblico ci possono essere sicuramente promoter, gestori di locali, persone, commercianti che hanno delle attività di ristorazione, oppure semplicemente persone che vogliono dedicare vogliono fare una dedica alla propria compagna, persone che vogliono, ragazzi che vogliono festeggiare i loro 18 anni, i loro 50 anni, 40 anni, insomma. Mi è capitato, grazie a questo lavoro, di trovare degli ingaggi che poi mi hanno permesso di suonare in una festa per una serenata, oppure in una festa di compleanno, su una barca, insomma. Ci può succedere di tutto, e infatti la magia del busking è sicuramente l'imprevedibilità. Può succedere di tutto quando si suona, nel bene e nel male. Il quinto punto, e penso sia il punto principale, il punto che più su cui mi soffermerei principalmente, è quello del il busking come beneficio dell'anima. Il busking ti offre una possibilità di misurarti con il nemico più difficile, ovvero te stesso. L'arte di strada ha un forte valore terapeutico. Io stesso ho usato il busking come forma di terapia. Molto spesso mi sono trovato a suonare anche in uno stato emotivo malinconico, un po' chiuso, insomma, in me stesso, e grazie al busking ho percepito le energie del pubblico, e sono stato meglio anche dopo aver suonato un paio d'ore. Il mio umore cambiava a seconda di quello che succedeva, ovviamente. E quindi è un tipo di lavoro che ti dà tantissime cose. Assorbi le energie del pubblico, le energie delle persone, ed è una cosa che consiglio a tutti, anche per superare delle proprie incertezze, delle debolezze. E il valore terapeutico del busking è sicuramente l'aspetto fondamentale che consiglio di provare a tutti un giorno, insomma. Ci sono giornate in cui passano davvero pochissime persone, magari in 30-40 minuti tu non guadagni niente, e magari il tuo umore in un certo senso sta cambiando, si sta trasformando. Poi succede qualcosa, tu magari pensi, non pensi più al discorso economico, ma ti lasci andare e vedrai che qualcosa succede. Qualcosa succede perché si crea una connessione. E come beneficio dell'anima intendo anche la connessione che si può creare con il pubblico, con le persone. Si crea qualcosa che va al di là del denaro e del discorso economico. E quindi questo penso sia l'aspetto fondamentale che rende poi questo lavoro un qualcosa di unico nel suo genere. Io vi ringrazio per essere stati insieme a me sul mio canale, e se questo video vi è piaciuto, o comunque se vi è servito in qualche modo, potete iscrivervi al canale e attivare la campanella. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!